Ecco, questo è il primo dei tre incontri che non vogliono essere una monografia completa su Venezia, sulla sua storia e sulla sua arte. Qui vengono semplicemente raccolti alcuni flash per capire meglio questo straordinario agglomerato urbano, unico al mondo, che topograficamente ha la forma di un pesce, qui lo vedete bene. Dico unico al mondo perché ogni tanto spunta che qualche città è la Venezia del nord, la Venezia di qua, la Venezia di là, ma in genere tutto si risolve in un intrico di canali e stop. Venezia invece è tutta la città di Venezia è costruita su isole. Se ne contano in questo agglomerato urbano, qui nella Venezia, la città di Venezia. Se ne contano un centinaio, 100-120. Ecco, la conformazione della città, da cui risultava il titolo di questi nostri incontri, Venezia, la città a forma di pesce, ecco, la conformazione risulta evidente da questa celebre xilografia che risale al 1500. Si tratta della veduta di Venezia, oggi al Museo Correr di Venezia, quello che si affaccia su Piazza San Marco. La xilografia è opera di Jacopo De Barbari, artista veneziano nato intorno al 1445 e morto nel 1516. Commissionata da Anton Kolb, un mercante tedesco, viene considerata come uno dei più grandi capolavori della cartografia urbana. Pensate, è stata fatta già nel 1500, quando aerei e droni erano altro che di là da venire. Jacopo De Barbari è uomo che ha gran dimestichezza con i territori germanici. Tra 1503 e 1506 a Wittenberg come pittore di corte dell'elettore di Sassonia Federico II il Saggio. In questa città conosce Lucas Cranach, che abbiamo già incontrato parlando della pittura, della Riforma protestante. Lucas Cranach che gli succede nel prestigioso titolo a corte, prima ancora quindi che Lutero affigga le sue 95 tesi sul portale della cattedrale proprio di Wittenberg. Jacopo De Barbari in precedenza aveva lavorato anche a Norimberga, alla corte di Massimiliano II, prima tappa dunque di una lunga serie di spostamenti in area germanica e fiamminga. A Norimberga, occasione di incontrare il più importante artista del Rinascimento tedesco, Albrecht Dürer, di cui abbiamo anche parlato. De Barbari lascia inoltre un famoso ritratto del matematico Luca Pacioli, oggi al Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, dove il matematico è ritratto accanto a Guidobaldo di Montefeltro, figlio e successore del più celebre Federico. Pacioli, amico di Piero della Francesca, è anche l'autore del trattato De Divina Proporzione, pubblicato nel 1509 e arricchito da 60 disegni di Leonardo da Vinci. La figura di Jacopo De Barbari è importante per evidenziare i solidi legami culturali che si erano stabiliti tra Venezia e il Nord Europa fin dai tempi del Rinascimento. Questi legami sono confermati dai due viaggi compiuti da Dürer a Venezia, il primo tra 1494 e 95, il secondo tra 1505 e 1507. La questione è stata affrontata in modo quanto mai esauriente dalla bella mostra Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer e Tiziano, tenutasi nel 1999 a Venezia, Palazzo Grassi, quando non era ancora il tempio dell'arte contemporanea come adesso, e di cui resta un prezioso e fondamentale catalogo. Ho sottolineato questo rapporto di Venezia con la cultura d'Oltralpe per evidenziare la versatilità ad ampio raggio della Repubblica Serenissima, che quindi non si rivolgeva esclusivamente ad Oriente, sia dal punto di vista commerciale che da quello artistico. Il rapporto con l'Oriente resta comunque fondamentale ed imprescindibile per Venezia, soprattutto dopo che il Mediterraneo ha perso centralità in seguito alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo e alla circumnavigazione dell'Africa da parte di Vasco da Gama.
Colombo ovviamente scopre l'America nel 1492, lo sappiamo tutti, ma che è anche curiosamente l'anno della morte di Piero della Francesca. In tema di scambi culturali va ricordato anche il soggiorno veneziano del pittore Antonello da Messina tra 1475 e 76, occasione per l'artista siciliano di entrare in contatto sia con la pittura di Giovanni Bellini, di cui riparleremo, sia con quella dei fiamminghi, allora molto conosciuti in ambito lagunare. Ecco, questo è Antonello da Messina, San Gerolamo. Nello studio si trova adesso a Milano, alla mostra che è dedicata ad Antonello a Palazzo Reale. Per chi vuole approfondire i fatti storici legati alla Serenissima, consiglio il bel volume Storia di Venezia di Frederick Lane, dell'edizione Einaudi. Lane, 1900-1984, è uno storico americano che si è occupato soprattutto della vita economica della Serenissima, ma anche di tutto un po', in un testo fondamentale per capire fino in fondo l'intreccio tra geografia e storia che ha costituito il successo della Repubblica Veneziana, che tale comunque è sempre stata dall'inizio fino alla fine, cioè Repubblica. Il libro di Lane penso che sia anche in biblioteca. Quello strano pesce geografico che abbiamo visto vede i primi insediamenti umani collocarsi a livello lagunare in un dedalo di isole fin dai tempi dei Romani. Cassiodoro, alto funzionario romano, loda con un certo sussiego le attività marinare dei veneziani, che sono barcaioli particolarmente attivi. La popolazione si arricchisce via via anche dei profughi di località della terraferma che fuggono dalle invasioni di popolazioni quali in particolare i Longobardi. Il commercio è l'attività fondamentale di una popolazione che sa sbrigarsela bene anche nel trasporto fluviale. E difatti il legname trasportato via fiume dal Cadore sarà un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'arsenale veneziano e per il successo e l'affidabilità dei suoi natanti utilizzati sia in campo commerciale che militare. Stretta tra il patriarcato di Aquileia e di Grado a nord e di Ravenna a sud, soltanto intorno all'anno 1000 Venezia assume una sua precisa fisionomia e una propria indipendenza politica, grazie all'integrazione di vari nuclei di abitanti intorno al mercato di Rialto e al Palazzo Ducale. Fin da allora si delinea una delle caratteristiche fondamentali di Venezia, la mancanza di distinzione tra quartieri alti, cosiddetti, e quartieri bassi. Ciò è dovuto proprio alla particolare conformazione della città. Ricchi e poveri, nobili e lavoratori, infatti, per muoversi devono attraversare lo stesso ponte e percorrere la medesima calle, condividendo in egual misura gli stessi maleodoranti effluvi che provengono dai rii, e scrive con acutezza proprio Frederick Lane. A Venezia le dimore dei ricchi e dei poveri non furono mai divise come avviene nelle città moderne, in cui certe zone sono popolate da catapecchie e altre costituiscono i quartieri alti dei benestanti. Molti palazzi di nobili veneziani avevano stanze seminterrate e appartamenti intercalati fra i vari piani, che fornivano alloggio ai meno abbienti, sicché ricchi e poveri in pratica vivevano gomito a gomito, io ho aggiunto o quasi, non proprio gomito a gomito. Ecco, quindi io adesso salteremo un po' qua e là, non ho intenzione di tratteggiare un percorso storico lineare della Repubblica Veneziana e soprattutto ho cercato di scegliere i luoghi meno noti di Venezia per parlarne. Ecco, la Repubblica Veneziana che è stata sempre una repubblica rigorosamente aristocratica, lo è stata fino alla fine
decretata da un trattato firmato a Campo Formido, località nei pressi di Udine, il 17 ottobre 1797. E qui vedete che da bravi friulani, dove c'era il trattato di Campo Formido, che poi è diventato Campo Formio, non so perché nei libri è Campo Formio, comunque Campo Formido, e da bravi friulani ci hanno subito piazzato l'osteria del trattato. Ecco, come se al termine di uno dei tanti conflitti spartirsi i territori fosse un gioco da tavolo, forse anche meno, soltanto qualche bandierina spostata qua e là. Io ti do questo, tu mi dai questo. Ecco, se non, adesso cominceremo i nostri salti per Venezia, perché appunto ho cercato di non fare una roba organica, parleremo molto di pittura ovviamente, ma ho cercato di spezzare un po' il filo del discorso. Se non via mare, aeroporto Marco Polo compreso, perché anche l'aeroporto è sulla terraferma, a Venezia si arriva dalla terraferma in due modi, o in treno, qui lo vedete, o attraverso il Ponte della Libertà, che unisce Mestre al capoluogo. Il collegamento ferroviario è stato inaugurato nel lontano 1846, pensate, avessero dovuto farlo adesso, bah, lasciamo perdere, TAV non TAV, eccetera, eccetera. Mentre il Ponte della Libertà risale al 1933 e conduce direttamente da Mestre ai parcheggi del Tronchetto e di Piazzale Roma. Ho percorso questo ponte a piedi alcuni decenni fa, non l'ho trovato particolarmente bello. Anni dopo ho tentato di percorrerlo in bici, ma da Mestre i trabocchetti stradali erano talmente tanti, per cui alla fine ho desistito e ho scelto comunque un bel percorso ciclistico là dove la zona industriale di Mestre si mescola con la laguna, e la laguna è sempre affascinante. Piazzale Roma, la porta di accesso stradale, diciamo così, a Venezia, è di uno squallore unico e avrebbe dovuto dargli un po' di tono il Ponte della Costituzione, che qui vedete, affidato alla progettazione dell'architetto spagnolo Santiago Calatrava. Glissiamo sugli esiti sia estetici che pratici del ponte, sul quale si glissa, si scivola davvero, e questo non va bene. A Calatrava evidentemente riescono meglio le stazioni dei ponti, e quindi fermiamoci a constatare, qui la vedete, la bellezza della stazione alta velocità di Reggio Emilia, la Medio Padana, un autentico gioiello firmato appunto da Calatrava. Venezia è città difficile da viversi e soprattutto da camminarsi, e un ponte non è un orpello, ma una necessità esistenziale. Calatrava se ne sarà di sicuro fatto una ragione anche sulla base del suo non proprio esiguo onorario. La stazione ferroviaria di Santa Lucia è stata progettata invece, qui la vedete, secondo il tipico stile razional fascista, ed è sorta sul luogo della chiesa un tempo, dedicata a Santa Lucia, la patrona della vista, quella raffigurata dai pittori con la mano che regge un piatto su cui sono posati i due occhi. A Santa Lucia adesso non resta che guardare i treni che riversano tra le calli veneziane migliaia e migliaia di turisti, i cui flussi andrebbero regolamentati non si sa bene come. La polemica è recentissima, ma mi piacerebbe capire come si fa a riscuotere il ticket d'ingresso, non lo so, e non sono questioni che ci riguardano il sindaco di Venezia. Le spoglie di Santa Lucia attualmente riposano poco lontano, nella chiesa dei Santi Geremia e Lucia, santa quindi sfrattata, ma di certo non dimenticata. E proprio in quella chiesa, Jacopo Palma il Giovane, qui lo vedete il suo quadro, la ritrae soave e serena, con gli occhi sì nel piattino, ma anche al posto giusto, miracolosamente, proprio come si conviene.
Tra le tante, un'analoga rappresentazione della santa, con gli occhi però in un più elegante vasetto, lo vedete dietro San Gerolamo in seconda fila, e la rivedremo meglio poi nelle puntate successive, si trova in questa pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini, di cui appunto parleremo in seguito. Tuttavia il culto di Santa Lucia, il 13 dicembre, in Veneto, si trasforma ancora in una giornata di festa. Palma il Giovane, torniamo indietro, Palma il Giovane è un pittore in pratica onnipresente a Venezia. Meno enigmatico del prozio Palma il Vecchio, 1480-1528, originario del Bergamasco. Entrambi al secolo si chiamavano Jacopo Negretti. L'opera di Palma il Vecchio è stata riproposta dalla GAMEC di Bergamo nel 2015 mediante la mostra Palma il Vecchio, lo sguardo della bellezza, curata da Giovanni Villa, impreziosita dai bellissimi ritratti femminili dipinti dal pittore. Palma è lo pseudonimo che l'artista aveva scelto per se stesso e che poi è stato tramandato al nipote, onesto e abile interprete della pittura di soggetto sacro ai tempi della Controriforma. Poco distante da questo imbarazzante biglietto da visita, mi riferivo a Piazzale Roma, per chi arriva in auto o in treno, si trova uno dei luoghi più suggestivi di Venezia, il sestiere di Cannaregio, dove si può ancora bere qualche ombra bicchiere di vino, di ottimo vino bianco veneto, perché si chiama ombra. In friulano è tajut, mi diceva un amico l'altra settimana, in piemontese è cicchet, perché si chiama ombra. Perché in piazza San Marco i venditori ambulanti seguivano l'ombra del campanile per poter servire il vino fresco. A Venezia oggi basta allontanarsi di poco dall'affollata Strada Nuova, che si attraversa il sestiere di Cannaregio, e qui la vedete abbastanza affollata, per scoprire un altro mondo. La Venezia più vera, con i muri scrostati delle case, i suoi silenzi interrotti soltanto dal fruscio pigro dell'acqua dei rii. Da queste parti, Cannaregio, si trova il Ghetto Nuovo. Il termine ghetto ha proprio origine veneziana e deriva dalla parola dialettale ghetto, che significa getto, fusione. Perché? Infatti, nell'area di un'ex fonderia, verso il 1516, furono confinati gli ebrei tedeschi, che qui poterono conservare una certa autonomia in fatto di usi e di costumi, nonché di pratica religiosa. Adesso la parola ghetto è diventata sinonimo di domicilio quasi coatto, di segregazione, con estensione amplificata rispetto all'iniziale concetto di quartiere ebraico, che comunque ha avuto origine a Venezia. Venezia però vanta un altro primato, diciamo così, sia storico che linguistico, è relativo alla peste e si riferisce alla prima struttura dedicata al ricovero e all'isolamento dei malati, dotata di personale sanitario specializzato. Scrivono infatti due storici della medicina, Giorgio Cosmacini e Andrea D'Agostino. Il primo lazzaretto permanente fu fondato a Venezia nel 1423, su un'isola della laguna, per accogliervi i malati della città e delle navi in arrivo. L'isola prescelta è quella di Santa Maria di Nazareth, davanti al Lido, sede dell'omonimo convento, da cui deriva il nome di Nazaretum e poi di Lazzaretto. Nel 1468 ne viene aggiunto un altro per ospitare i sospetti, persone a stretto contatto con i malati e i convalescenti. Al volgere del 400 esistevano lazzaretti nella maggior parte delle grandi città veneziane, tra cui Padova, Vicenza, Brescia e Treviso. Anche Brescia, se guardate, l'estensione della Repubblica Serenissima è arrivata nei momenti di massimo splendore fino a Bergamo. La peste e gli incendi
sono i flagelli più temuti dalla popolazione locale. La peste all'epoca ha rappresentato un flagello globale che si è avventata su Venezia con particolare virulenza per via della conformazione urbanistica della città e per via del continuo andare e vieni di mercanti, di marinai che c'era nel porto. Venezia è infatti tanto bella quanto fragile nella sua proprio esclusiva conformazione urbanistica, messa a dura prova prima da pestilenze, da eventi storici e adesso anche dal turismo di massa. La peste compare a Venezia nel 1348 e si ripresenta poi periodicamente. Tra le pestilenze più virulente si ricordano quelle del 1575-76 e del 1630-31. Le pietre di Venezia restano invece al loro posto attraverso i secoli, forse soltanto un po' corrose dal tempo e dall'ondeggiare dell'acqua di laguna, violate dagli scarichi dei motori dei motoscafi, superbe nel rimanere quelle descritte da John Ruskin, un critico inglese, il libro Le pietre di Venezia, che vi ho anche portato, il libro di John Ruskin resta in effetti un viatico per l'eternità, tanto quanto un momento di malinconia nell'ora del tramonto. Ecco, ho letto il testo di Ruskin e ne sono rimasta profondamente delusa. Immaginavo molto di più dall'intellettuale che ha ammirato la pittura di William Turner, ma in effetti anche quella dei preraffaelliti. Sapete, gusti personali, amo moltissimo Turner, non amo affatto i preraffaelliti. Ruskin si dilunga in catalogazioni e descrizioni che hanno un unico scopo: dimostrare, secondo lui, la superiorità dell'arte gotica rispetto a quella rinascimentale, espressione di decadenza morale oltre che artistica. Il tutto viene argomentato con esagerata minuzia da uno scrittore dal quale, lo ripeto, mi aspettavo molto di più, spigolando tra i vari riassunti proposti nel tempo di un'opera oggettivamente di non facile lettura, a prescindere dal titolo molto accattivante. Uno si immagina chissà che cosa, descrizione di palazzi, invece si perde in mille particolari. In quest'ottica ne esce alla grande il modello di Palazzo Ducale, sia come impianto che come realizzazione, capitelli compresi. Ecco, ma penso sia meglio prescindere dal Canal Grande, dove si svolge ad ogni ora del giorno un gran traffico di vaporetti, barche e motoscafi, che talvolta si lanciano a gran velocità su superfici che preferirebbero l'onda sempre lenta della laguna. Le gondole si spingono da queste parti malvolentieri, tra un brivido e l'altro ci sono stati degli incidenti, anche dei morti mi pare, a causa appunto dei tanti natanti motorizzati che circolano. Nel bacino di San Marco invece sfilano imperiose e pericolose, dannose e brutte da vedere, imponenti navi da crociera al centro di polemiche per la loro mole, qui lo vedete, mentre a bordo tutti scattano foto di San Marco, del Palazzo Ducale e di Riva degli Schiavoni come impazziti, come formiche, li vedete lì, cioè, li ho visti passare, si vede, anche perché passano piuttosto molto vicini alla riva, cioè, come sembrano formiche prese dal panico in prossimità dell'insetticida. Di Venezia questi poveretti possono cogliere un'immagine, anche bella forse, si spera, non so, ma non certo l'anima della città. E questa anima la si trova invece camminando attraverso le calli e i ponti che a fine giornata ti fanno ritrovare con le gambe letteralmente a pezzi. Ma questa è la vera Venezia, quella delle fotografie di Fulvio Reuter, quella del carnevale, ecco, giusto per rimanere nel tema di oggi, se ne fa un baffo, quella che vive di ritmi, di umori e di odori tutti suoi. Fulvio Reuter, 1926-2016, è un fotografo, l'autore di Essere Venezia, un libro fotografico che giustamente ha riscosso uno straordinario successo di vendite in tutto il mondo.
una bella mostra monografica, ha ricordato Reuter, a Venezia nel 2018 alla Casa dei Tre Oci, nei pressi delle fondamenta delle Zitelle. Un'ampia retrospettiva con circa 150 scatti è stata dedicata a Reuter a Palazzo Ducale di Genova tra 2018 e 2019. Si è appena conclusa, era molto bella. Fulvio Reuter, fotografie 1948-2007. Un'immagine di Reuter serve a spiegare Venezia più di tante parole scritte più o meno con l'impeto dell'emozione. Lui ha saputo fermare in uno scatto fotografico l'anima segreta della città, tanto amata quanto ben conosciuta. E Venezia può essere amata appassionatamente, fin quasi allo sfinimento dello sguardo, oppure odiata per i miasmi che emana e per la fatica fisica che provoca il percorrerla rigorosamente a piedi, che è l'unico modo per viverla e per capirla e per conoscerla bene. A Venezia esiste soltanto una via, quella che avevamo visto prima, adesso ci torniamo indietro perché i potenti mezzi sono imparati a usarli, questa è strada nuova, l'unica via che si chiama proprio via a Venezia è via Garibaldi, che conduce alla Garibaldina direttamente dal canale di San Marco all'interno. Via Garibaldi lambisce i giardini dove ogni due anni si tiene la Biennale, ricca esposizione di arte contemporanea che movimenta la vita culturale veneziana dal lontano 1895, tra discussioni e provocazioni, curatele talvolta arrangiate e colpi di ingegno al centro del dibattito artistico globale. Via Garibaldi vede nei suoi pressi alcuni viali, ma soprattutto conduce in un posto bellissimo, alla silenziosa e appartata isola di San Pietro, cosiddetta perché vi sorge la chiesa di San Pietro di Castello, di antica origine e cattedrale di Venezia fino al 1807. Il campanile non è così e non è un effetto Torre di Pisa, ma è un effetto della fotografia. Ovviamente ho usato un grand'angolo, sì. È di una bellezza unica, oltre a parte le opere d'arte che contiene la chiesa, sulle quali naturalmente non ci soffermiamo. Venezia può essere triste, qui la foto l'hanno scattata in una bella giornata di sole, quanto allegra. Come triste Venezia è una canzone portata al successo da Charles Aznavour. Parla del ricordo di un amore che ancora riempie di sé il cuore del protagonista. Venezia tuttavia resta sempre e comunque una gioia per quegli occhi che sanno vederla. Venezia è una sensazione, una magia, un sentimento e basta. Ma no, non è vero, è anche uno scrigno di opere d'arte insuperabili, soprattutto se inserite nel contesto urbano in cui sono collocate. In fondo è anche piacevole camminare per Venezia fino allo sfinimento. Il legame che unisce Venezia all'Oriente, dicevamo, è unico e importante. Bisanzio resta un punto di riferimento imprescindibile, lo abbiamo detto. La stessa struttura di Piazza San Marco, vi ho risparmiato la foto, la conoscete tutti, richiamerebbe per sommi capi quella della Moschea di Damasco. Crociate e commerci alla fine non fanno che confermare un rapporto di reciproco arricchimento che da subito giova alla prosperità e all'indipendenza della Repubblica Veneziana, la Serenissima. E poi d'oro zecchino luccicano i mosaici della Basilica di San Marco, uno stupore sullo sfondo di una delle più belle piazze del mondo. L'arte bizantina, con la sua ieratica apparente staticità, rappresenta il primo passo compiuto da Venezia verso una nuova vita, un'esistenza condotta in piena autonomia, ma senza chiudere mai la porta alla brezza del tempo che, attraverso gli anni, porta in laguna modi nuovi di fare arte, dalle tessere dorate dei mosaici fino a quel colorismo acceso che Tiziano, ma non soltanto lui, ha reso significativo e inconfutabile, per quanto le cose non si presentino così semplici e schematiche.
La luce crea l'architettura, lo spazio è luce. Così nella Basilica di San Marco a Venezia, che riprende la Basilica dei Santi Apostoli di Costantinopoli, col rivestimento musivo che avvolge l'interno, senza soluzione di continuità, come un tappeto, si dissolvono le articolazioni spaziali, si deformano i contorni degli archi, si smussano gli angoli, perché la luce non conosca ostacoli al suo diffondersi. Ogni intersezione di piani è annullata. L'architettura sembra appoggiarsi sul nulla. Tutto si presenta senza volume né peso. Lo spazio sembra sospeso, come se lievitasse nell'aria. Tutto è finalizzato all'eliminazione di forti contrasti, di netti chiaroscuri, in quanto lo spazio è abitato dalla grazia della luce del giorno, nel superamento di ogni aspetto notturno dell'esperienza umana ancora attraversata dal peccato. Ecco, con queste parole, non sono mie, Andrea Dall'Asta presenta la Basilica di San Marco e l'arte bizantina che ha ispirato i mosaici che la contraddistinguono, dove la luce divina irrompe incontenibile a illuminare il tutto dorato che la avvolge. Non tutto è oro quel che luccica, così almeno si suol dire. A Venezia luccica anche quel che non è oro, cioè l'acqua di laguna, ad esempio, nel suo andirivieni costante, raramente scostante, nei suoi riflessi meravigliosi. È scostante l'acqua di laguna soltanto quando le imbarcazioni a motore violano l'oscillare lento dell'acqua, che mantiene comunque un sapore tutto suo, inconfondibile. I pittori possono aver tentato di raffigurare sulla tela questo moto ondoso tutto particolare, ma di certo non hanno potuto raffigurare il lato olfattivo della questione. E i nomi in ballo sono quanto mai illustri: William Turner, John Singer Sargent, Edouard Manet, Claude Monet, Giovanni Boldini. Probabilmente ne ho dimenticato qualcuno. Sono tutti artisti che hanno voluto interpretare a modo loro l'emozione di Venezia, l'acqua lenta che magari sembra fremere in prossimità della mole di un palazzo. William Turner, qui vedete uno scorcio di Venezia in particolare, ha dedicato alla città una quantità impressionante di opere, soprattutto acquerelli, ammaliato dalle luci soffuse della laguna. Turner a Venezia è stata una ricchissima mostra tenutasi nel 2004 al Museo Correr. La rassegna ha rivelato tutto l'amore dell'artista inglese per la città nella quale ha soggiornato brevemente in tre occasioni, 1819, 1833 e 1840. Turner amava la vita che si svolgeva sul Canal Grande e il suo punto di osservazione preferito erano le finestre dell'Hotel Europa a due passi dal bacino di San Marco, mica stupido. Claude Monet è a Venezia nel 1908 in compagnia della moglie Alice. Della città lo incantano soprattutto i riflessi colorati che l'acqua restituisce alla vista, dando una nuova forma ai palazzi e alle cose. Quella delle ombre colorate è uno dei principi fondamentali dell'estetica impressionista. Monet dipinge almeno 29 vedute di Venezia, qui ne vedete una, e così scrive all'amico Gustave Geffroy. Preso dal lavoro non ho potuto scrivervi, lasciando a mia moglie il compito di darvi notizie. Lei vi ha detto il mio entusiasmo per Venezia. Ecco, ciò non ha fatto che aumentare, contemporaneamente a tutta questa luce unica. Me ne rattristo, è così bello, ma bisogna farsene una ragione. Mi consolo al pensiero di tornarvi il prossimo anno, perché non ho fatto che degli schizzi, degli abbozzi. Ma che sfortuna non essere venuto qui quando ero più giovane, quando ero ben più audace. Tuttavia qui passo dai momenti deliziosi
quasi dimenticando di essere quel vecchio che sono. Monet si butta un po' giù, ha scritto questo nel 1908, lui era nato nel 1840, fate un po' il conto. Palazzo Ducale, ecco, ho cercato di non mettere troppe immagini scontate di Piazza San Marco, ho cercato di ridurre il tutto all'essenziale cercando qualcosa di originale. Palazzo Ducale era il fulcro della vita politica della Repubblica Serenissima ed ha una struttura architettonica tanto armoniosa e leggera quanto perfettamente adatta al luogo che lo ospita. Lo stile è gotico orientale, contraddistinto dal vuoto in basso, beh, insomma, lo sapete, e dalle tipiche losanghe bianche e rosate nella parte superiore. I tanti turisti che io ho scritto sostano, ma sarebbe il termine più giusto, sarebbe il verbo stravaccare, si stravaccano stanchi al fresco del portico, raramente si accorgono della bellezza dei capitelli, sono eccezionali, scolpiti tra 1300 e 1400. Nel complesso si tratta di uno splendido ricamo di pietra, unico al mondo. È stato dimora del doge e sede delle principali magistrature della città. Inizialmente era un castello, poi diverse ristrutturazioni lo hanno portato a diventare quel che è attualmente, la massima espressione dell'arte gotica veneziana, che completa l'armonia perfetta di Piazza San Marco accanto all'adiacente basilica. Così momento religioso e momento istituzionale convivono pacificamente l'uno accanto all'altro, spesso parzialmente sommersi dalla medesima acqua alta, Mose o non Mose. Ecco, la Serenissima è una repubblica aristocratica, abbiamo detto, indipendente fino al 17 ottobre del 1797, il giorno del Trattato di Campoformido, siglato tra la Francia di Napoleone e l'Austria. Da quel giorno Venezia e il suo territorio restano sotto il dominio austriaco fino al 1866, l'anno del definitivo passaggio nell'allora Regno d'Italia. La struttura istituzionale è quella di un'oligarchia che non si basa su una carta costituzionale nel senso moderno del termine. La consuetudine e le leggi hanno definito nel tempo il profilo statutario dello Stato. Scrive Lane, lo storico, a Venezia la consuetudine ebbe importanza non minore nel definire i poteri e le procedure dei vari organi di governo che vennero bensì cambiando, ma solo a poco nel corso dei secoli, ma anche in realtà la nostra Costituzione, a parte i principi basilari, poi nell'applicazione pratica col passare del tempo muta leggermente. Capo dello Stato veneziano è il doge, espressione della coesione sociale interna. Si tratta di una carica per lo più rappresentativa, se non in tempo di guerra. Il doge è una specie di monarca elettivo e costituisce la punta di una piramide di magistrature che, partendo dal basso verso l'alto, indicano il maggior consiglio. Il maggior consiglio è una specie di parlamento dei nostri giorni, non elettivo, con una media di più di 2000, circa 2000 membri, di cui fanno parte tutti i patrizi maschi di almeno 20 anni, però devono essere iscritti a un particolare albo dei patrizi, diremmo, potremmo dire con un linguaggio moderno. Naturalmente le famiglie che mano a mano si arricchivano, si scannavano per entrare a far parte di questo albo. Quindi le magistrature, il maggior consiglio, la quarantia, il senato, il consiglio dei dieci, i sei savi grandi, i sei consiglieri ducali. Non entro nel merito delle varie competenze. Sono tutte cariche elettive che vengono sorteggiate attraverso, vedete come certe volte uno vale uno, che vengono sorteggiate attraverso un meccanismo estremamente complesso
di pesi e contrappesi, non con un clic del computer, volto ad evitare accordi tra eventuali fazioni. L'attuale termine ballottaggio, quello che si usa anche nelle nostre elezioni, deriva infatti dalla veneziana ballotta, pallina rotonda in argento o d'oro che faceva parte del complesso meccanismo elettivo dei candidati alle varie cariche, candidati scelti comunque nell'ambito delle famiglie patrizie e che peraltro si alternavano tra loro nel ricoprire i vari incarichi. Questo meccanismo molto interessante che evitava le fazioni, era il terrore di Venezia che qualcuno volesse anche impossessarsi del potere, volesse che non ci fossero questi continui pesi e contrappesi, quello che in pratica il politologo, lo storico Alexis de Tocqueville nell'Ottocento ha studiato nel suo celebre La democrazia in America, poteva studiarlo anche a Venezia. Il 12 aprile del 1547 un decreto legge istituisce una nuova carica, i tre savi dell'eresia, ovvero il tributo che Venezia è costretta a pagare al clima cupo e intransigente della Controriforma. La questione è illustrata da una bella ricerca di Riccardo Calimani, l'Inquisizione a Venezia. I tre magistrati mantengono comunque una certa laicità, in quanto uno era consigliere ducale e due facevano parte del Consiglio dei Dieci. Lo scopo è quello di stabilire una collaborazione e un'armonia tra la Chiesa di Roma, rappresentata dal Nunzio e dall'Inquisitore, la diocesi veneziana nella persona del Patriarca e la Repubblica Serenissima con i tre savi, detto anche meno pomposamente assistenti, un ibrido mirante a evitare i conflitti sia all'interno dello Stato sia tra Stati, che si distingueva da un organismo del tutto secolare come il Santo Uffizio spagnolo o del tutto ecclesiastico come quello operante a Napoli, così scriveva Calimani. Abbiamo parlato del patriarca, a tuttora Venezia non ha un arcivescovo, a Milano c'è l'arcivescovo, noi abbiamo l'arcivescovo a Torino, a Venezia c'è il patriarca che è un residuo, una denominazione residua del patriarcato di grado. L'Inquisizione poi non giudicava soltanto circa i dogmi religiosi, ma estendeva il suo potere a un concetto abbastanza lato di eresia, e questo era comune al tempo, all'epoca, con l'intento di contrastare anche, perché no, dissensi e ribellioni, magari dotati di potenziali risvolti politici e sociali estremamente benefici per la stabilità del sistema. La vittima più illustre dell'Inquisizione veneziana e senza dubbio il pittore Paolo Veronese, costretto a mutare il titolo di una sua opera da Ultima Cena a Banchetto in casa di Levi, e qui lo vedete. Troppo festosa e fastosa sembrava l'opera per il clima austero dell'epoca, in effetti. Sì, non dà molto l'idea dell'ultima cena. Tutto sommato al Veronese è andata ancora bene, solo dovuto cambiare il titolo di un'opera. Si ricorda infatti che Giordano Bruno, prima di essere estradato e processato a Roma, con il ben noto tragico epilogo sul rogo, fu arrestato proprio a Venezia. Nonostante avesse peregrinato per tutta Europa, però a Venezia è stato arrestato. Dal momento appunto che questo nostro itinerario veneziano non ha l'organicità di un progetto storico cronologico compiuto, nutrendosi invece di suggestioni che si propongono strada facendo, anzi più correttamente di calle in campiello, adesso ci soffermiamo appunto su Paolo Veronese. Paolo Cagliari, detto il Veronese per via della città di nascita, nasce appunto a Verona nel 1528, muore a Venezia nel 1588. Figlio di uno scalpellino che forse gli lascia il gusto per quella spazialità architettonica che sarà poi una delle caratteristiche delle sue opere più note.
Veronese a Venezia dapprima nel 1553, quando dipinge per Palazzo Ducale, e definitivamente nel 1556, nonostante alcune divagazioni che includono anche gli affreschi di Villa Barbaro a Maser, una delle ville famose ville venete lungo il Brenta, di una bellezza e di una leggerezza assoluta, qui li vedete. A Venezia Paolo Veronese dipinge dapprima presso quella libreria marciana progettata dal Sansovino ed in seguito crollata, che sarà fonte di diatribe tra Tiziano, il Sansovino e Pietro Aretino, tre amici al bar, erano compagni di merende che si frequentavano molto volentieri e molto spesso, e le occhiute rivendicazioni degli attenti magistrati della Serenissima, che a differenza del Ponte della Costituzione intendevano farsi ripagare dal Sansovino il crollo della libreria marciana. Su Tiziano ovviamente ci dilungheremo successivamente. A Venezia Veronese lascia molti capolavori, tra i quali quelli oggi visibili nella chiesa di San Sebastiano. Ecco, mi sono un pochino soffermata sui luoghi meno noti, trascurando quelli più conosciuti. Chiesa di San Sebastiano, dove peraltro è sepolto, realizzati tra 1555 e 65. Si tratta essenzialmente di uno splendido impianto pittorico, dove l'artista, che dipinge persino le ante dell'organo, esalta il suo estro figurativo e narrativo cresciuto all'ombra di Tiziano. La pittura del Veronese, fondata sull'armonia della composizione e su un colore caldo e vibrante, porta con sé i connotati di una vera e propria musica, di un'autentica sinfonia, più in sintonia si vedrà con la pittura poetica di Tiziano che con quella drammatica di Tintoretto. Lo dico a chi in questi giorni ha visto il docufilm su Tintoretto, un ribelle a Venezia. Parleremo anche di Tintoretto. Ecco, per questo Tiziano predilige Veronese. Annota Giulio Lorenzetti: Paolo Veronese guarda alla realtà con anima sgombra da riflessioni concettuali, compositore di vaste visioni decorative, insuperabile colorista, profondo conoscitore così di ogni legge di scorcio come di prospettiva lineare ed aerea. L'arte di Paolo non è fatta per le concezioni profonde di pensiero e di religione. È fatta per dare in serenità di spirito la realtà nel suo aspetto più appariscente ed attraente. I riflessi di un ricco broccato o di una bella seta, il gioco della luce sulla pelle morbida o sui capelli d'oro di una dama sono per lui ispirazione sufficiente a ricavarvi squarci pittorici di incomparabile bellezza. E qui vedete anche in questo San Sebastiano, non si indugia sulle freccette che colpiscono tradizionalmente il corpo del santo, ma guardate che bella composizione d'insieme. Il pennello del Veronese eccelle nel raffigurare i tessuti degli abiti indossati dai suoi personaggi, un po' come Van Dyck, abbiamo parlato la volta scorsa, forse ha sempre un po' sopra le righe. Anche quando affronta soggetti religiosi, Veronese è profondamente profano nel dipingerli. Si tratta comunque di una pittura gioiosa, elegante, sensuale, sempre sia che affronti appunto sia temi religiosi che profani. Nella storia di Venezia, ecco, guardate come si procede con questo stranissimo metodo. Va ricordato un altro pittore di nome Paolo, ma per incontrarlo occorre fare un salto indietro nel tempo. Mi sgridano sempre, ma stavolta ero innocente. Si tratta infatti di Paolo Veneziano, di cui si hanno notizie tra 1333 e 1362. Bisogna fare un salto indietro nel tempo, ma ho cercato così di rendere la cosa un pochino meno monotona. Paolo Veneziano immette elementi gotici e giotteschi in un tipo di pittura altrimenti di impronta rigidamente bizantina, siamo nel 1300, dove il fondo oro costituisce l'unica possibile fonte di luce divina.
Ovviamente. Da Giotto Paolo Veneziano assimila il senso di spazialità e di volumetria e il gusto narrativo. Gli elementi gotici invece sono rappresentati dai gioielli, dai tessuti ed anche dalla delicata cadenza delle linee. L'arte di Paolo Veneziano, sempre più centrata sulla figura umana, e in questo polittico ne vedete parecchie, in un certo senso costituisce un ponte tra le due culture che gravitano sulle due sponde opposte del mare Adriatico. Come sottolineato dalla rassegna Il 300 Adriatico, Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, tenutasi al Castel Sismondo di Rimini nel 2002, una di quelle mostre il cui scopo non è quello di attrarre masse di visitatori, ma quindi di staccare masse di biglietti, ma di fornire strumenti di approfondimento culturale. È quindi Paolo Veneziano a inaugurare il fecondo filone della pittura veneta, che qui non è possibile ricostruire in ogni sua manifestazione, ma di cui verranno sottolineati appunto soltanto alcuni aspetti, cercando il più possibile di inserirli nel contesto di una città ricchissima di opere d'arte, spesso nascoste nei palazzi privati e nelle chiese più discoste e meno frequentate dai turisti. Per fortuna adesso molte sono aperte, anni fa c'era un circuito con un biglietto cumulativo che si poteva comprare, e fra le tante chiese aperte c'era appunto anche San Sebastiano, in modo da poterle visitare. E tra queste chiese un po' sconosciute, certo, io su San Marco, ripeto, ho un po' sorvolato, perché tanto suppongo che la si conosca bene, vi è senza dubbio San Francesco della Vigna, che si trova nei pressi dell'arsenale. Progettata sempre da Jacopo Sansovino, una facciata quasi neoclassica disegnata da Andrea Palladio. La chiesa contiene tre importanti opere d'arte. La più originale e insolita è senza dubbio questa Madonna con il Bambino di Fra Antonio da Negroponte, artista di origine greca dalla biografia oscura. Si sa soltanto che ha vissuto a Venezia nel XV secolo. Questa è la sola opera di lui che si conosce. Si tratta di un capolavoro del gotico fiorito, ricca di elementi decorativi e simbolici. Evidente è la sua influenza sull'arte di Andrea Mantegna. All'interno della chiesa si possono ammirare anche una sacra conversazione di Paolo Veronese e la pala Madonna col Bambino e Santi di Giovanni Bellini. A questo punto le parentesi artistiche che si potrebbero aprire sarebbero diverse: Mantegna, Bellini, Veronese. Di Veronese si è già detto. Tuttavia, a poca distanza, sarebbe opportuno a questo punto effettuare una sosta alle Fondamenta Nuove, un posto dove, poco oltre, la laguna conserva intatto il suo fascino di sempre, seppur solcata dai vaporetti che portano i turisti verso le isole di Murano e di Burano e i veneziani al cimitero dell'isola di San Michele. Nelle giornate di foschia, alle Fondamenta Nuove l'acqua sfuma lentamente nel colore del cielo ed è bello pensare che anche la morte sia così, un trapasso indolore dalla vita all'ignoto. Beh, poi ognuno crede quel che crede. Non a caso Thomas Mann ha ambientato nella città lagunare una delle sue opere più belle e famose, Morte a Venezia, anche se la location scelta è stata quella di un lussuoso albergo del Lido e non questa popolare zona della città. Comunque, tuttora molto viva e frequentata, le Fondamenta Nuove, più dei languidi umori di certe zone del Lido, semi-abbandonate, se non nelle ricorrenze imprescindibili, come l'annuale mostra del cinema, di cui si parlerà ancora. Altra parentesi aperta è quella relativa ad Andrea Mantegna, pittore che, ecco, qui torniamo al San Sebastiano con tutte le sue freccette. Pittore che inizialmente ha operato tra Padova e dintorni. A Padova, allora possedimento veneziano, è stato allievo di Francesco Squarcione,
per poi rapidamente mettersi in proprio. Mantegna probabilmente ha vissuto poco a Venezia e i suoi capolavori li ha lasciati altrove. Tuttavia, Venezia, Mantegna frequenta la fiorente bottega dei Bellini. Nel 1453 Mantegna sposa Nicolosia, la figlia del capostipite Jacopo Bellini e sorella dei più noti Gentile e Giovanni. I due sposi sono innamorati e i pittori Bellini intuiscono subito le potenzialità del parente acquisito. Ma questa è una storia destinata a svolgersi lontano da Venezia, anche perché forse gli ha detto: tu sei bravo, vai altrove, non rompere qua. Nella Galleria Franchetti a Lacca d'Oro rimane uno dei San Sebastiano dipinti dal Mantegna. Ripeto, ho cercato di usare il meno possibile i luoghi comuni di Venezia e dell'Acca d'Oro ho messo il quadro del Mantegna e non la notissima facciata. Ecco, non resta quindi che parlare dei Bellini, attimo di panico da parte vostra, che si identificano con la celebre famiglia di pittori, ma appunto è tardi. Ma i Bellini è anche un famoso cocktail inventato da Giuseppe Cipriani nel 1948. Leggevo oggi sulla stampa che ricorrono in questi giorni, quest'anno ricorre il centenario dell'invenzione del Negroni. E qui invece Cipriani inventa il Bellini nel 1948. Gli ingredienti originari del cocktail sono prosecco e polpa di pesca. Ecco le sfumature di colore delle pitture di Giovanni Bellini, che ritroveremo. Il luogo ideale per gustare il tutto è l'Harris Bar, a due passi da Piazza San Marco, frequentato a suo tempo con piacere anche da Ernest Hemingway, ormai meta di frotte di turisti più o meno acculturati, più o meno accaldati. Dunque i pittori Bellini gestiscono, torniamo a fare persone serie, una fiorente bottega in quel di Venezia. Loro diretti concorrenti sono i pittori Vivarini. La rima è del tutto involontaria, ma rappresenta la pura e semplice realtà dell'epoca. Ma per approfondire l'argomento rimando alla volta prossima. Grazie.